Pace a tutti, ben ritrovati su Radio Messaggio Cristiano, sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. Siamo di nuovo qui insieme, riuniti, grazie a Dio come ogni settimana, per grazia sua, riuniti per pregare, per lodare, per ricevere da Lui la sua grazia, il suo perdono e la sua benedizione. Un giorno Gesù disse: dove due o tre sono radunati nel mio nome, lì c'è la mia presenza. Siamo due, siamo tre e siamo radunati nel suo nome. E vogliamo iniziare ad ascoltare dei cantici per stare in comunione con lui. Ascoltiamo, c'è sempre lì Gesù. Ascoltiamolo insieme. Sempre non ce la faccio io senza amore, non resisto, tu hai ragione, io ti capisco, ma non esiste nessuno che si è salvato senza guardarsi dentro, solo così tu scoprirai che nella vita quello che fai non ha alcun senso se lo fai solo per te. C'è sempre lì Gesù, lui sta aspettando noi. C'è sempre lì Gesù e lui ci guiderà. E se cosa fai? Ma stai piangendo, forse capisci tutto il tuo male, ma non lo vedi che ti ha distrutto, ma tu non devi credere a chi ti dice prendi e vincerai. Se amore dà, è perché dai, e non c'è cosa al mondo che ti può cambiare più dell'amore infinito che c'è in lui. C'è sempre lì Gesù, lui sta aspettando noi. Lui sta aspettando noi, sta aspettando che tu gli dica di sì. Bussa alla porta del cuore e aspetta che ogni cuore si apra per poter perdonare e benedire. Quando io crederò e adorerò il Signore, le porte si apriranno ed io vincerò. Quando io loderò. Il cantico di prima diceva: non credere a chi ti dice prendi e vincerai. Il fratello invece adesso dice: quando io loderò il tuo nome, le porte si apriranno ed io vincerò. Allora, noi vinceremo soltanto quando stiamo in comunione con Dio e facciamo la sua volontà. No, quando qualcuno ci offre qualcosa e ci dice prendila e vincerai. È Gesù che ha vinto, l'unico che ha vinto. E allora solo Lui ci può fare vincere.
quando io esalterò e innalzerò il mio Dio, tutti insieme fuggiranno e Dio la vittoria avrò. E adorerò il Signore, le porte si apriranno ed io vincerò. Quando io loderò e innalzerò il mio Dio, il mio nemico fuggirà, non potrà resistere. Quando io adorerò il nome del Signore, quando io esalterò e innalzerò il mio Dio, tutti insieme fuggiranno e Dio la vittoria avrò. Quando stiamo ascoltando le note finali del cantico dal titolo Quando io griderò. In precedenza abbiamo ascoltato C'è sempre lì Gesù e tra breve ascolteremo Voglio vivere con te. E voi state ascoltando una trasmissione offertavi da Radio Messaggio Cristiano, che risponde per ascoltarvi al 349 64 11 232. Sento così vuoto, oh Gesù.
insieme a te. E la mia vita lontano da te è totalmente inutile. Vivere con Lui, Gesù, in comunione con Lui, ci dà l'opportunità tre volte alla settimana attraverso la trasmissione dei culti, martedì e venerdì sera, e delle dirette la domenica mattina alle 10:15. Ed anche ogni sera attraverso il versetto del calendario di Radio Messaggio Cristiano, attraverso un commento che il Signore dà al fratello Nino sul momento, è il versetto del calendario che il Signore ha sorteggiato, che il fratellonino ha sorteggiato un anno prima. Quindi il Signore ci parla, è sempre presente e ci aiuta a vivere in comunione con Lui, a vivere con Lui. E se qualcuno si è un po' allontanato, vogliamo insieme ascoltare, appunto per quanti si sentono un po' allontanati, un cantico ispirato alla parabola del figlio il prodigo, un cantico che chi segue Radio Messaggio Cristiano conosce già, avrà già capito che si tratta del cantico Il sogno di Dio. Ascoltiamolo insieme. Ho sognato che tu ritornavi da me, preparavi le parole da dirmi. Ho peccato, lo so, ho creduto in un Dio fabbricato dalle mie mani. Ho sognato
Ed abbiamo ascoltato il cantico Ripeto il sogno di Dio, ispirato alla parabola del figlio il prodigo. Se volete guardarne il video sul nostro canale YouTube siete liberi di farlo, cercate, dove siete già probabilmente che state commentando, Radio Messaggio Cristiano. Vi saluto ancora, quanti si aggiungeranno, voi che siete su YouTube e su Facebook. E adesso ascoltiamo insieme l'ultimo cantico, per poi proseguire la trasmissione via radio. Il suo titolo è Ricominciare ancora. Ascoltiamolo insieme. Prima però vi ricordo che il Signore dà sempre l'opportunità di riniziare una nuova vita in Lui e con Lui, e lo fa in modo particolare ammaestrandoci attraverso i culti ogni martedì e venerdì sera e ogni diretta domenica mattina alle 10:15 sul canale YouTube e la pagina Facebook di Radio Messaggio Cristiano. Vi ricordo inoltre le trasmissioni come quella di oggi e quelle del lunedì e del sabato con Manuel, Samuel ed Elisabetta. Ed ogni sera sulla nostra pagina Facebook il versetto del calendario, versetti sorteggiati prima. È un commento che il Signore dà invece sul momento al fratello Nino, un commento per ognuno di noi. E spesso vediamo, anzi sempre vediamo, che il versetto coincide con quello che sta accadendo intorno a noi e anche con il culto che va in onda il martedì e il venerdì. E ringraziamo il Signore per tutto questo. E adesso, come già detto, ascoltiamo l'ultimo cantico di questa parte di trasmissione che vi sta tenendo compagnia su YouTube e Facebook, ed è Ricominciare ancora. Ascoltiamolo insieme. Ricominciare, cadere in fondo non importa, importa solo che la vita non si fermi mai, che non si fermi mai. Ricominciare, in fondo io lo posso fare e rivedere nuovi miei fratelli intorno a me, il mondo intorno a me. Su questo cantico vi saluto, saluto voi su internet, pace, alla prossima settimana, Dio piacendo. A domani sera con il culto, a sabato con i ragazzi e domenica con la diretta, pace. L'inverno si dissolve in mille rivoli e torrenti, e il ghiaccio è un'acqua viva che dai monti viene giù. Nuovi miei fratelli.